Sono convinto che se vivete in città grandi come per esempio Roma, Milano, Torino, Genova, ma anche altre città del sud Italia, per esempio Napoli, oppure Ancona, oppure Palermo, oppure per esempio in Sardegna, Cagliari, ci saranno diversi mendicanti. Questi mendicanti, queste persone che quindi fanno le elemosine, quindi che chiedono denaro attraverso i loro gesti, attraverso per esempio le loro parole, chiederanno appunto di ricevere qualche soldo da voi. E questi mendicanti, alcuni ma non tutti, lo specifico fin d'ora, vi accorgerete che a volte zoppicano, altre volte hanno magari un braccio fasciato, altre volte ancora hanno un piede con una benda, o meglio con una, diciamo così, fasciatura, oppure zoppicano, oppure si mettono sopra alla sedia a rotelle. Io non dico che tutti quelli che hanno, o meglio mostrano, un infortunio, che può essere per esempio una fasciatura alla gamba, al piede, oppure alla spalla, al braccio, oppure che non hanno, oppure che stanno sulla sedia a rotelle, siano falsi, ma secondo la mia opinione, molti di questi mendicanti che all'apparenza sembrano stare molto male perché malconci, perché hanno fasciature diverse, eccetera, eccetera, perché zoppicano, in realtà stanno bene, anzi, stanno benissimo. Io penso questo, già Striscia la Notizia, infatti, si è occupata di farcelo vedere grazie al buon Jimmy Dione, che è andato proprio al di fuori del Colosseo a riprendere un senza fissa dimora che chiedeva l'elemosina zoppicando. In realtà poi, quando se n'è andato via, se n'è andato via con le sue gambe, camminando in modo veloce, quindi celere, e soprattutto senza avere quel zoppicamento che però, quando chiedeva l'elemosina, faceva ben vedere, di cui faceva quindi libero sfoggio e triste sfoggio. Insomma, quindi, secondo me questi mendicanti di oggi, non tutti, ma la gran parte, ci marcia sopra. Fanno vedere che stanno male, fanno vedere che sono, per così dire, bendati, che hanno una fasciatura al braccio oppure alla gamba, che zoppicano e quant'altro, in realtà stanno benissimo. Chiaramente parlo di questi, non tutti, ma solo alcuni, e non parlo di quelli che effettivamente hanno una menomazione, come per esempio chi non ha un braccio, chi non ha un piede, chi non ha una gamba e quant'altro, anche perché lì si vede in modo palese se è una presa in giro oppure se è effettivamente verità quella che si può vedere, quindi apprezzare con i propri occhi. Grazie, questa è la mia opinione, lo tengo a specificare. Io vi illumino, come sempre faccio in questi video, di quella che è la mia verità, facendo sapere che questa è la mia opinione. Non sono un esperto, però penso di essere un conoscitore italiano. Iscrivetevi, commentate e saluti, a presto!